i vincitori della Coppa Chiosco, il trofeo più importante messo in palio oggi da Fudo, assicurazione INAS Italia. Ecco qua il giorno del derby, sabato 8 gennaio 2011, si sfidano in campionato per la prima volta il Tergesteo contro l'ADVS. Si ride, si scherza a centrocampo, i giocatori si conoscono bene, sono amici, il che non significa che non sarà una partita che potrebbe riservare anche contenuto agonistico particolarmente acceso, nel senso che Tergesteo ha trovato il giusto assetto nel corso del campionato con qualche acquisto azzeccato e con un sempre maggiore ottimismo e maggiore sicurezza dimostrata nelle varie situazioni man mano che andava avanti il discorso. Adesso c'è il palo, un colpo basso del tutto involontario da parte di Stefano Lauto, che poi si ferma e chiede addirittura lui stesso i soccorsi per l'infortunato Corazza, e così può riprendere la partita. Riguglio per Pelos. Se ne stanno rintanati in difesa quelli del Tergesteo, pronti a sfruttare la loro arma migliore, che sarebbe quella del contropiede. DVS, che priva di due dei suoi uomini migliori, stenta invece a trovare le giuste geometrie per poter scardinare la difesa ermetica del Tergesteo. Ecco Paolo Briguglio, ottimo il fraseggio, Lauto, tiro rimpallato e Zaniboni chiude, ma c'è ancora Pelos di punta, ottimo l'intervento del portiere Marizza che mette in calcio d'angolo. Ancora una volta poi Marizza va alla deviazione di piede. Lauto, ancora Briguglio, poi Ciro, Cabuffo. In qualche maniera si salvano quelli del Tergesteo. Corazza, Querin, ottimo il suo controllo. E c'è il gol! E c'è il gol di Fabrizio Bartoli, imbeccato dall'ottimo assist di Querin alla prima giocata vera e propria. I mamuli di Perco fanno centro e si portano in vantaggio. Fallo inevitabile questo, giusta la munizione. Ancora Giorgio Italia, mantiene il possesso del pallone e poi il suo cross innocuo non viene raccolto dal portiere. Pallo, no. Querin, paratona del portiere. Ancora una parata sul tiro di Giorgio Italia. Poi viene spinto. Ciarabellini si lamenta, ma l'arbitro lascia giocare. Quest'oggi stanno sciorinando un'ottima prestazione. Fino a questo punto, quando mancano 6-7 minuti alla fine di questo primo tempo di gioco. E Marizza, adesso l'intervento difensivo di Daniele, prova la conclusione Stefano, palla rimpallata da Chiusso. Ancora Daniele, Paolo Briguglio, Pelos, serie di rimpalli,
mantiene il possesso del pallone chiuso. Fabrizio ancora chiuso per un momento, che poi commette fallo. Possiamo dire che ci sono circa 150 persone ad assistere a questa sfida. Ecco subito Michele Lugnan che viene contrastato, poi commette fallo Michele Lugnan, ma forse c'era un fallo anche su di lui precedentemente. Belos, eccolo lì, e la parata distinto di Mariza. Ancora Briguglio, in qualche maniera controlla Briguglio, l'arbitro non decreta calci di punizione o cose del genere, quindi si continua a giocare. Il tentativo, questo finale di primo tempo alla ricerca del gol del pareggio. Pelos ci prova, grande risposta di Mariza. Zaniboni, chiuso in qualche maniera, poi la palla viene recuperata da Pelos. Lauto prova a mettere in mezzo. Lugnan, chiuso, pallonetto, gol, gol di Alessio Chiuso, gol incredibile di Chiuso, magia, magia di Chiuso, pallonetto da oltre metà campo, da posizione defilata, portiere colpevolmente qualche metro fuori dalla porta. Un gol incredibile questo di Alessio, che porta sul 2-0 il Tergesteo. Prodezza balistica, gol dell'ex, splendido, super, super, super gol. E questo se lo dice il capo della fossa dei Branzini, tale Gatti. Possiamo solo che applaudire la grande conclusione di Chiuso. Che si è inventato un gol, che raramente si vedono cose del genere sui parquet del calcio a 5. Ecco, dopo il time out andiamo a disputare praticamente il minuto di recupero che ha concesso l'arbitro. Il tempo è scaduto, almeno sul mio cronometro. Briguglio contrastato da Querin. Briguglio, Codiglia, l'azione prosegue. Corazza, e grande chiusura di Codiglia. E Briguglio è rimasto lì a parlare davanti. E l'arbitro ammonisce entrambi i giocatori, tanto per fargli capire che in campo bisogna giocare e non litigare. Quattro minuti di recupero segnalati dall'arbitro. D'altronde ci sono state molte interruzioni, quindi Querin, 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 Michele, e poi interviene Briguglio. Partita fino a questo momento decisa da due prodezze, uno splendido contropiede e una grande conclusione da distanza siderale. Sono due autentiche perle che sono state confezionate dal Tergesteo e quindi legittimano questo parziale